Buongiorno, allora noi stiamo scendendo tutti quanti e stiamo andando a pranzo da una persona, però non vi dico chi è, lei neanche ha detto chi sono io, quindi sorpresa quando saremo insieme e niente, ci è venuto a prendere, stiamo scendendo in attesa che arrivi. Incriminata. chi sarà perché non ho detto chi è, quindi ma sembra di essere a casa, anche qua due piani di scale, amore, mi sento a casa. Chi sarà? Tadà! Abbiamo scoperto chi è. Che faccia, lo spicchio di arancio, come acido, mamma. Siamo un po' pieni. Era tutto buonissimo. Buonissimo, davvero, complimentoni. Adesso loro non ci sono. Sono dirà che stanno sistemando due cose. Stanno portando il dolce. Però ragazzi, tanto se lo guarderete, davvero non stiamo sparlando di voi, ma davvero complimenti. Tutto buono. Buonissimo. E tra l'altro vi ricordo che lei si mangia le dita, ah no. Tra l'altro vi ricordo che anche Katia ha un canale, quindi andate a seguirla, mi raccomando, anche perché trovate la sua parte di vlog, quindi è come se fossero due vlog in uno. Quindi vi lascio il link qui sotto nell'info box, così andate a vedere il suo video. Oh! Nella parte del video di Katia si vede anche un pezzettino dove maltratto Roberta, come è giusto che sia ogni tanto. Sottolineo che ogni tanto viene fatto anche per gioco il maltrattarla. Non è vero, non è per gioco. Qualche commento precedente. Non è vero, non è per gioco. Ogni tanto del arriva il gelato. Arriva un super gelato con tanto di frutta. Mi alcolizzano, ragazzi, non ci vengo più qua. Guarda, mi hanno dato il liquore all'erba, mi hanno dato il bass. Sono un po' ciucca. Per me come cosa va bene. Sì, perché ha bisogno che io sia ciucca. Non è che sei molto ciucca tu, eh. Allora sono più io ancora che te. Lei è alcolizzata di vini. Alcolizzata di vini.
Vogliamo vloggare oppure no? Un attimino. Allora, scattare. Ok, fatto. Madonna. La vlogger fast di Torino. Vabbè. Bisogna capire se sta vloggando su di noi o su se stessa. Perché gli viene comodo. Non vale, io sto vloggando su me stessa. Allora. Anche perché se io faccio così. Sì. Ma un po' scomodo, ma un po' comodo. Vabbè, adesso vuoi troppo, pure il vlog comodo, scusa. Così. Noi avevamo il treppiedi comodo, piccolino. Si è rotto. Era comodo quello lì, era flessibile. Quelli che si agganciano, che muovi. Anche il tuo, boh. Avevamo preso, fa, piegali un po' le gambe che così viene meglio, prendi, piego la gamba, mi è rimasta in mano. A noi due se ne sono rimaste in mano. Io farei direttamente. Che buono, mamma mia, crema di whisky tutta la vita. Faccio vedere cosa ho portato ai miei amici. Abbiamo portato i Ferrero Rocher e un po' di vinello, perché lei è, come vi ho detto, alcolizzata. Aspetta che mi sta molto alcolizzata. Aspetta che mi sta prendendo la coda. Ecco. Si chiama il codin. Ah già, è vero che li hai tagliati, ma non si nota. Vabbè, li hai legati però. Facci vedere. Ah sì, adesso si nota. Dove ce li avevi? Eh beh, quanto hai tagliato? 15 cm. Un bel po'. Ma non li sopporto più. Me l'hai detto. Hai fatto bene. Ma vabbè, dicevo darmeli, così almeno. Facciamo un trapianto. Via. Ora come la accendi? Sta! Tanto, okay. Ci sei solo tu, ma minuccia. Sta! Ma il tuo rischio è ma che vado più indietro le vibrazioni, però la fanno cadere. Che vibrazioni? Responsabile. L'asso l'asso del resto che gira. Ci sono un pezzettino. Dai, sbrighiamoci. Ok, dai, dai. Via. Via. Così. Sì, ma tu li guardi prima, non vale. Vai. Mi hanno dato anche il baracchino e la merenda per domani. Cioè, dove li trovo più due amici così? Pure le tagliatelle fatte in casa, ragù. E i salatini che non ho visto che mi sono piaciuti leggermente. Ma hanno fatto pure il sacchettino. Teneri. Mi dite che non filmo mai Nala, quindi ho pensato che stasera mentre la porto ve la faccio vedere. Per la gioia anche di Manuel. Sì, se vedete, questi sono i sacchetti dove c'era vetro, plastica e carta, perché io qui dentro il mio cancello, questo è il cancello di casa mia, ci sono i nuovi bidoni della differenziata, e quindi ho buttato tutto mentre portavo fuori lei. È vero, patata. Dicevo, per la gioia di Manuel, che adora la razza di Nala, anche se lei, oddio, si è incastrato, aspettate, ho dei problemi, ok, lui adora questa razza, i cani salsiccia. E Nala, seduta, fai vedere che sei brava. Come ti siedi? Sì, lei ha sto modo di sedersi perché lei è snob e quindi non appoggia il sedere sull'asfalto, lei è una signorina e queste cose non le fa. È vero, Nala? Scodinzola. E niente, adesso la porto al giardino che ho praticamente sotto casa. Ciao, sono io questa. Non riesco a... scusate il rumore, c'è un aereo. Non riesco a filmare... Cioè, ho pensato di filmare qua che c'era più luce, perché vedete qua questo giardinetto, essendo praticamente un giardinetto quasi privato, cioè non si vede assolutamente niente, cioè proprio zero, totalmente al buio. Infatti solitamente la sera preferisco che vada Ricky, però qua è comunque vicino casa, quindi non è un problema. Vabbè, spengo perché non vedete più, ve la faccio rivedere dopo. Non so se la vedete quella stella, lo vedete quel puntino bianco? Quella è una stella. E vi posso dire che quando c'è vento qui a Torino, quando c'è il fatidico fön, quello chiamiamo così, cioè si chiama così, il vento che tira dalla Val di Susa,
che soffia dalla parte, scusa, comunque avete capito. Vi assicuro che qui è uno spettacolo. Adesso voi vedete tutto nero perché c'è un po' di foschia, si vede solo quella stella laggiù, ma è una meraviglia perché si vedono tutte le stelle. Adesso noi andiamo via perché arriva un altro cane. Vieni Nala, tanto abbiamo fatto tutti i bisognini, è vero? Abbiamo fatto tutti i bisognini, abbiamo pulito perché io sono un padrone civile e raccolgo la cacca, cosa che non tutti i padroni fanno purtroppo, e molto spesso me la ritrovo anche sotto le scarpe perché lì non si vede niente. Nala, è vero, dobbiamo fare per forza il giro perché ci deve aprire papà. Non so se vedrete qualcosa, probabilmente no, però vabbè. E niente, vado sul lato strada perché per passare dal lato cortile ci vanno le chiavi per i cancelli e io non le ho dimenticate a casa, quindi mi faccio aprire dal mio amore. E niente, comunque siamo stati benissimo oggi, veramente è stata una giornata bellissima, veramente una delle domeniche più belle, siamo proprio divertiti. E vabbè, comunque autobus, vieni Nala, comunque poi dopo magari mi strucco con voi e vi racconto un pochettino le mie impressioni, ecco. Ecco, questa luce è fantastica, però non posso suonare. Allora ragazze, lo so che vi ho detto che vi avrei parlato un po' struccandomi, ma sono troppo stanca, quindi credo che mi struccherò molto molto fast, molto velocemente. E niente, qua c'è l'uomo panda. Niente, non... voleva dirvi due cose, ma non so cosa sia. Sì, mi sento un po' orso. Un po' panda. Un po' panda. Vabbè. Perché ho scoperto che mi piace tanto il bambù. E quindi... Ho capito. Buonanotte, pandoso. Buonanotte, pandoso. Fate le brave. Oh, si intravede un naso lì. Cucù. Vabbè. Ci hanno scoperto. E quindi ci hanno scoperto. Non dire niente, non ti si vede. Sembra Mr. Bean con l'orsetto. Con l'orsetto. Comunque niente, è stata una giornata bellissima. Ringraziamo ancora Katia e Manu. Grazie, grazie. Per il pranzo. E la cena. E la cena, perché abbiamo stuzzicato due salatini. Ma perché tutte le volte che ti chiudiamo mi dai sempre a metà? Guarda come sono messo. Ma scusa, abbassati, adeguati. Cioè, non lo so. Adeguati, io sono culo fuori da te. Sono mezzo seduto fuori. Madonna mia. Ecco. Ma che stai facendo? Sei troppo basso adesso. E anche tu? Facci compagnia. Già, sono nel vuoto. Sospeso nel vuoto, mio amore. Io e te, panda. Lui è mio amico di San Valentino. Ed è lì che Riccardo cade dal divano. Vabbè. Comunque sappiate che presto ricambieremo l'invito con una pizza. Tanto per cambiare. Ciao ciao! Oddio! È caduto. No, non sono caduto. Resisto. Quasi. Quindi... buonanotte. E quindi, ciao. Ci vediamo al prossimo vlog.